Tanto tuonò, ma non piove. Massimo Maugeri, parliamo di crisi climatica e quindi di crisi idrica. Queste due cose vanno insieme? Io le separerei, no? Perché la crisi climatica è più complicata. La crisi idrica è un fatto oggettivo, no? Piove, non piove, solo acqua, non acqua. E la nostra regione ha vissuto, come anche la Sicilia, come tante altre regioni, crisi idriche negli anni, no? Dagli anni 70 ad oggi, io stesso andavo quando ero bambino a prendere l'acqua perché non avevamo l'acqua, no? Quindi bisogna capire come affrontarla, ma questi sono dei tecnicismi, secondo me, sull'aspetto della crisi idrica, qualche soluzione è possibile, no? La crisi climatica è più complicata, cioè è oggi meno complicata da dimostrare perché ci sono isole che scompaiono e profughi ambientali, cioè persone che si muovono perché il loro ambiente non esiste più, no? E se noi andiamo a leggere i documenti dell'ONU capiamo che è un tema di cui ci dobbiamo fare carico. Su questo è evidente che ci sono delle responsabilità umane, cioè degli occidentali, di chi è più ricco rispetto a chi è più povero, no? E su questo bisogna sicuramente prendere i provvedimenti. Però la crisi idrica invece è una questione più tecnica, no? Che è ovviamente collegata alla crisi climatica, perché non si può negare, cioè, perché è ovvio che il clima è cambiato e se piove di meno o piove di più, però la tecnica, diciamo così, l'aspetto idrico, se lo gestisci bene, riesci ancora a governare un po', no? Cioè il tema è capire se riusciamo o no ancora a governare l'acqua. E quindi la siccità di cui si sta parlando in questi giorni e che comincia ad avere delle evidenze, soprattutto in regioni come l'Emilia-Romagna, il Po, vediamo che questa siccità e questa non piovosità evidentemente sta creando grandi problemi, si parla di soluzioni. Quali? Diciamo così, chi consuma tanta acqua? Gli allevamenti, no? Che sono dei grandi consumatori di acqua, l'agricoltura, no? Dobbiamo imparare molto dagli israeliani a gestire meglio l'acqua, no? E le soluzioni che oggi si prospettano, quelle che propone UNCEM, sono sicuramente quelle di efficienza delle reti, abbiamo una dispersione idrica eccessiva, realizzazione di invasi, no? Quindi per captare, proprio grazie alla crisi climatica, avremo queste grandi piogge e nessuna pioggia, no? Quindi riuscire a captare il più possibile l'acqua, sfruttare al meglio l'acqua, no? Pensiamo, se noi guardiamo tutte le nostre campagne, molte case di campagna hanno ancora la cisterna, molti contadini hanno ancora le cisterne con i quali, come dire, fanno delle azioni per cui o bagnano l'orto o addirittura lo usano per l'interno. Sfruttare meglio l'acqua anche nel senso che noi sprechiamo l'acqua, cioè noi usiamo l'acqua per semplicemente in bagno, cioè come dire, ed è uno spreco veramente oggettivo, no? Quindi occorre anche un investimento tecnologico sulle nostre città, sulle nostre case per sfruttare al meglio l'acqua piovana. Sì, però in questo momento la parola d'ordine è emergenza. Queste soluzioni di cui lei ci sta parlando non sono soluzioni a breve. Come affrontare la situazione in questo momento? In emergenza ci sono pochi sistemi, cioè quindi o razionalizzi, quindi escludo l'uso dell'acqua in alcune ore del giorno, che è una soluzione, però non è che, cioè, se tu non hai fatto niente prima, non puoi immaginarti che oggi potrai consumare l'acqua esattamente come la facevi, 2 anni fa o 3 anni fa. Questa è un'emergenza vera, cioè, quindi dovrei dire agli autolavaggi che non lavino le macchine, cioè, dovrei cominciare Da dal qualche parte superfluo, no? è già stato È già detto. stato Ora detto, però però è ovvio l'Europa che. parla di rinaturalizzare. Rinaturalizzare che cosa vuol dire? Restituire ai fiumi la loro dignità, il loro alveo, no? Perché abbiamo capito che è meglio che il fiume faccia soccorso, che l'acqua si distribuisca, che penetri nel terreno, che venga restituita, faccia la sua funzione. E noi siamo ovviamente su un fiume che poi è quello dell'Entella. In cui, come dire, si vogliono mettere argini, no? Oggi l'Europa ci dice che finanzia la possibilità di rinaturalizzare. Io fossi un amministratore pubblico, chiederei semplicemente alla stessa Europa che mi ha dato i soldi per l'argine di dirottare i soldi su quello che chiede adesso. Però attenzione, questa roba della rinaturalizzazione,
ci pone un interrogativo che è quello che non possiamo più pensare di programmare a lunghissimo periodo, a lungo periodo. Dobbiamo essere più brevi, più veloci, capire cosa cambia e come stare dietro, perché il lungo periodo non ci consente di... non è, come dire, cioè, possiamo avere la visione, ma dobbiamo avere per forza soluzioni, saper gestire le emergenze e soluzioni a breve. E quindi emergenza sarà non solo acqua, evidentemente sarà anche cibo. E qui l'Europa dà un occhio oltre la siepe o per capire oltre il muro e dice basta consumo di terra perché quella terra ci Assolutamente. darà del cibo. Certo. Diciamo così che noi abbiamo visto la terra come un atto speculativo, no? Cioè nel senso che la terra, per esempio nelle nostre zone, costruisco la casetta, eccetera. Oggi la terra è spazio cibo, no? Un po' per la crisi ucraina, che è per la guerra, no? Che quindi ci si porta dietro delle problematiche. È un po' perché oggettivamente cominceranno a mancare del cibo, come anche cominceranno a mancare il grano, cominceranno a mancare delle materie prime, per cui ogni pezzo di terra diventa importante. Però diventerà anche importante come tecnicamente affrontare il fatto di fare cibo senza consumare troppa acqua. Quindi tutte queste cose si tengono tutte insieme, non c'è una cosa che è staccata dall'altra. E non è facile trovare. Cioè ci vuole veramente grande capacità, grande unità per trovare soluzioni. E ci vuole anche che se ne faccia carico la politica, l'abbiamo già detto, continuiamo a dirlo, la politica è cieca ed è solo la politica che può decidere questo. Assolutamente, se io penso cioè voi pensate, chiunque oggi ci sta guardando, nelle aree urbane, quante sono le condotte che si rompono, no? Eppure quanto rimangono di 3, 4, 5 giorni, 2 giorni, 1 giorno, no? Quanta acqua sprechiamo noi? Quanta acqua viene sprecata nelle condotte? Sono veramente, è una cosa che ormai diventa sempre di più inaccettabile. Noi però ne parliamo oggi perché siamo in una situazione in cui immaginiamo la siccità, ma se domani piove, noi ci siamo già dimenticati. C'è anche la questione che è stata portata all'ordine del giorno in questo momento di siccità. I depuratori scaricano in mare l'acqua, quando invece si Questo potrebbe riutilizzare. è un altro degli errori, no? Cioè, quando noi abbiamo contestato il depuratore in Colmata, cioè prima ancora su Lentella, uno dei temi che abbiamo sempre posto è quello dello scarico dell'acqua depurata in mare. Non ha senso, quell'acqua deve ritornare sul fiume, deve ritornare in su, cioè non puoi pensare. Quindi anche lì, se un'amministrazione fosse minimamente intelligente, illuminata o quello che vogliamo, cioè di buon senso, no? Oggi il depuratore della Colmata non ha più senso, avrebbe senso la proposta per esempio di Levi, quindi faccio il depuratore a Levi, mantengo quindi, poi è ovvio, lo so benissimo che è il grande della depurazione qua, mantengo il depuratore di Preli, no? E quindi l'acqua di Preli la riporto su, no? E ho questo scambio. È ovvio che è più ragionevole, ma ci arrivano tutti a capire che è più ragionevole. Poi il problema è cosa fa la politica e perché non lo fa. Ma è la politica che deve rispondere, sono i sindaci che devono rispondere, perché è troppo ragionevole per non farlo.